Walter, ma tutti dietro ci sono, la prima fila, vediamo lo staccatona, si accanto a mio due Mazzoloni, che tegola, che tegola, calmi, calmi, calmi. È arrivato lunghissimo, ma sono toccati proprio qua sotto la mia postazione. 5 secondi di Andrea Magistrini e vai! Come se niente fosse, i due Maggioloni di nuovo davanti, con Gerb in terza posizione, questa volta tutto liscio. Non abbiano avuto minime conseguenze che magari poi si pagano durante lo svolgimento della manche, ma ci sembra che da come sono partiti tutto viaggi al meglio. Vetture estremamente solide, estremamente valide da quel punto. Sappiamo benissimo che nell'autocross la ricercatezza, il essere troppo sofisticati su alcuni particolari non paga quasi mai, basta una piccola bottarella e si butta via un'intera gara. Quei due invece sono proprio, dopo essersi agganciati precedentemente, vediamo la staccatona, Crocco un missile, va la staccata lunga. Che si aggancino nuovamente, invece no ragazzi, lo spettacolo lo stanno facendo rimanendo in pista, fantastico, hanno percorso curva 1, curva 2, la S centrale, tutta curva 3, appagliati, wonderful, bene bene. I due non mollano, sono lì appaiati, quasi muso contro coda. Drag interno, Mi sembra avvicinarsi un po', e invece niente da fare. Adesso tiene la traiettoria interna, esce dall'interna, va all'esterna, ma poi chiude successivamente. Adesso voglio vederli quando escono dall'ultima curva, iniziano l'ultimo giro, se Croft ne ha di più e la staccata all'interno arriverà con la staccatona, vediamolo, è lontano, comunque è lontano, però non esattamente. Insomma, la e chiude la traiettoria prima del salto. Wow! Ci hanno fatto vedere un po' di tutto, quello che giustamente va fatto a Maggiora.
le traiettorie giuste, l'hanno imparata alla grande. Stupendo. Finale 7 giri. Somme, intanto va via benissimo. Cercava l'entrata il numero 777 Gallo. Poi abbiamo Grimmin, posizione arriva Lohmüller che dall'ultima fila riesce a passare in terza posizione. Ha tenuto, un po' di confusione nelle retrovie mentre davanti e niente, due maggiorini, i soliti due. Adesso vedremo di nuovo la staccatona lunga, qua c'è un rettilineo di cross con il numero 600 e l'attacco in avvicinamento di Somm nel furgone che avvicina al rettilineo d'arrivo. Ecco, in questo tratto è più veloce normalmente Somm, come abbiamo visto nelle match precedenti, si avvicina, sembra poter addirittura andare ad attaccare, poi invece c'è la staccatona lunga profonda di Kropp, però questa volta sembra avere capito. Questa volta sembra che Kropp voglia decisamente allungare, voglia togliersi dai soliti attacchi di vicinanza del traguardo. Intanto si gira Lohmüller, si gira Maluccio anche andando verso il tegapieno, sul tegapieno interno invece ci passa tranquillamente Kemp. Ecco i primi due. Questa volta il margine è decisamente più basso. Distacco decisamente diverso adesso. Il margine è un po' più decima, di almeno 2 secondi. Andiamo a vedere sul traguardo quant'era. Sul traguardo. Cosa ne ha detto? Decisa la zappata di Kropp che ha cercato immediatamente di allungare adesso per non ritrovarsi nuovamente Somm, sempre le calcagna, soprattutto sul rettilineo d'arrivo, e poi dover allungare in qualche modo la staccata. Molto più tranquillo Somm. Con 4,96 in terza posizione abbiamo Wiggins davanti a Fridette, anzi e Lohmüller per ultimo perché Jensen non è partito. Vediamo dove è.
avvicinando da Friedens. Adesso ci sono 8 decimi tra i due. Recuperare, a meno che non siano problemi per noi. Adesso butterà un occhio, lo vede. È tranquillo, assolutamente. Last page, sta per... Cross che va a vincere la sua finale.